Aspetta Lina, ho sbagliato ancora. Perché questa ti dà troppo. Ok. Allora, siamo qua a casa della mitica Alina. Cosa vuol dire Alina? Un nome. È un nome straniero? Sì. Strano, diciamo, un nome strano. Sì. Straniero vuol dire strano, giusto? Sì. Facci vedere che cos'è qua, guardate che cos'è qua. Non rovinarla. No, non la rovina. Che cos'è questa? Una bambolina. Una bambola, giusto? Certo. E prima tu hai detto c'è una bambola, tu hai detto no, non è una bambola, che cos'è? È una bambina, come dire. Come dire? No, non è come dire, o è una bambina o una bambola, è viva. Tipo se le do delle sberle come... Piange. Vediamo? Non è vero. Sentiamo se piange, dimmi qualcosa. Ha detto che sei antipatica, lo non sai? Non è vero. L'ha detto, com'è Alina? Ha detto che sei antipatica. No, non è vero. L'ha detto di sì. Cosa ti fa Alina? La strapazzi sempre, è vero? Queste bambine Aline, guarda, tienila in braccio Alina. Avvicinati a me Alina, senti, raccontami un po'. Dimmi. Parlami del ragazzo che canta con te la tua canzone. Alessandro. Ti piace, vero? No. Prima mi hai detto che mi piace. No, è bravo a cantare. Ti piace come ragazzo, no? Sì, perché? No. Sei innamorata? No. Ah già, non è innamorata di Alessandro perché lei in realtà è fidanzata di Simone. Non è vero! Prima mi hai detto gli telefono sempre. No! Ci sposeremo un giorno. No! Allora chi è che ti piace? Scusa, dimmi. Il tuo fidanzato come si chiama? Non ce l'ho. Dai, me l'hai detto prima. Ma non ce l'ho. Vabbè, vediamo se sei russo. Da Sfidania. Da Sfidania. Hai ripetuto la mia parola? Da Sfidania. Cosa vuol dire da Sfidania? Arrivederci. Ti stai andando via? No. Hai detto arrivederci? Ma tu mi hai detto in russo da Sfidania. Come si dice non lo so in russo? Boh. Brava. Non è boh, si dice boh. Troppo forte Alina, veramente, dammi 5, sentimi. E poi cosa mi racconti Alina? Come si vive a Sassari? Perché si chiama Sassari la tua città? Piena di sassi? No. Perché si chiama Sassari? No. Sarà piena di sassi, no? Ci sono dei sassi a Sassari? Sì. E allora si chiama Sassari per questo? No, perché vabbè. Vabbè, perché si chiama Sassari? Scusa, la Russia perché si chiama Russia? Perché di notte la gente fa così. No. Eh sì. Tua mamma da dove viene? Dalla Lettonia. Dorme sempre perché è russa, giusto? Però non è... Cioè, di Lettonia, non è di Russia. Ma in Lettonia si russa, no? No, sì, vabbè, di notte si russa in Lettonia? Sì. Allora, vedi perché si chiama Russia? Perché tua mamma è russa, cioè di notte in Lettonia si russa. Però mia mamma non è russa. No, veramente? No. Ma Lettonia? No, è dormigliola, ti va bene. Tua mamma è russa? Sì. E tuo papà è insalata? Insalata? Insalata russa? No! Dammi 5, sei veramente Alina, troppo simpatica. Quando è il tuo compleanno, Alina? 27. Quanti anni compi? Quanti 10. Anni compi? 10 anni, di già? Sei vecchia ormai, vero? No. Sei giovane? Sì. Sei ricca anche? No. Hai una casa grandissima? Certo. Cioè, per trovare la sua stanza abbiamo usato il navigatore. Sono entrato e mi ha detto, vai lì nella mia stanza, ho usato la stanza di Alina e mi ho impiegato 10 minuti, vero? Non è vero. Non è vero, vabbè. Hai mai avuto un fidanzato nella tua vita? Sì. Come si chiamava? Emanuel. Era italiano? No. Era russo? No. E cos'era? Era, come dire, polacco. Ah, veramente? Sì. E l'hai sposato poi? No. Come mai? Non perché ti piace? È cattivo. Ah sì? L'hai lasciato allora poi? Certo. Ma ti ha fatto qualche regalo lui? Sì. Cosa ti ha regalato? I fiori. Sì. Erano belli? Sì. Che forte, veramente proprio forte questo ragazzo qui. Senti Alina, descrivi, dimmi qualcosa, cosa vorresti dire a tutto il mondo? Dai un messaggio a tutto il mondo. Mm-hmm. Un russo. Ah, è russo, boh. Hai il telefono che suona, mi sa che è Simone, lo sai? Non è il mio. Non è il tuo ragazzo? Se il mio è scarico. È scarico il tuo? L'hai scaricato? Era sul camion e l'hai scaricato? No. E dov'è? È lì. È bella la tua stanza, com'è? Lo so, è ricca. Alina, sappiate che è ricca. Non è vero! Simone, se vuoi sposarti Alina, sposatela perché è ricca. Ma, però anche Simone è ricca. Di è povero Simone? No. Tu sei povera? No, sono normale. Com'è? Cosa vuol dire normale? Come dire? Fammi come dire, non ricca e non povera. Cioè, tipo, ci sono dei bambini poveri nel mondo, non lo sai? Che non riescono neanche a mangiare. Tu riesci a mangiare? Certo. Rispetto a loro sei ricca, giusto? Va bene, sì. Brava, dai Alina, va bene. E poi cos'altro possiamo dire? Dai, un messaggio per tutto il mondo. Bambini di tutto il mondo,
Ripeti a questo punto. I bambini di tutto il mondo. No, i bambini. Bambini di tutto il mondo. Bambini di tutto il mondo. Ricordatevi. Ricordatevi. Che la psicologia. Non lo so dire. La psicologia. No. La psicologia. Ma non lo so dire. Devi dirlo, è obbligatorio per lo zecchino. Se no non puoi cantare. Ricordatevi che la psicologia. Vabbè, non diciamo psicologia. Va bene. Che le situazioni psicologiche dei bambini. Ma ti dico che non lo so dire. Prova, sforzati. Le situazioni. Le situazioni. Psicologiche. Non lo so dire. Spicologiche. Spicologiche. Ecco, di spicologiche. Devono essere affrontate velocemente. Non ho sentito. E parla in sardo letto. il sardo letto è da sfidagna. Da sfidagna. Il sardo lettone passo. Sei lettone? Metà. No, metà, sì. Sei sarda? L'altra metà? Sì. Il tuo linguaggio è un sardo lettone. Da sfidagna. No. Dici così? Da sfidagna. No. Vabbè, senti, finiamo questa intervista qua. Sì. Precipitevolissimevolmente. È un saluto italiano. Precipitevolissimevolmente, vai, diglielo. No. Devi dire, è obbligatorio. Ma non riesco a dirlo. Prova. Vabbè, ciao. Ciao. Brava.